Ciao ragazzi, qui Paranormal Comics, bentornati nella carriera. Subito due grosse notizie, forse qualcosa l'avrete letta dal titolo, non sappiamo ancora che titolo metteremo ovviamente, ma faremo la prima partita di questo episodio a leggenda, ci vogliamo provare, con l'Hellas Verona, poi vedremo cosa succede. In base a cosa succede poi vediamo un attimo il Milan e la Coppa cosa fare. La Coppa è delicata, perché è noi vorremmo un sacco spingere sulla Coppa Italia quest'anno. E però ragazzi ci proviamo, anche perché un pochino io sento non la mancanza di stimolo, però non è la stessa cosa. Quando abbiamo fatto quella mega vittoria con la Samp sembra quasi che ci risparmiamo contro le squadre, non lo so. Sì, diciamo è come se si fosse rotta una magia. Comunque come potete vedere ci sono state le sconfitte, ci sono stati i pareggi. Intanto noi però vorremmo provarci effettivamente, quindi ci proveremo. Nel frattempo però, notizia importante, ve l'avevo già accennato mi sa negli scorsi video, dobbiamo assolutamente, dato che è una priorità, cioè una cosa richiesta con priorità bassa ma è richiesta dalla società, aumentare l'età media della nostra squadra. Abbiamo una stagione rimasta, quindi sicuramente andremo a comprare qualcuno di esperto. Ovviamente di esperto chi va a comprare il portiere, perché comunque Andanovic è anche giusto che abbia un po' di ricambio. Le opzioni più carine che sono venute ve le mostriamo. Questa è un'idea di Simone. Ma quanti sponsor c'hanno questi? Oh? Questi non sono una squadra, sono uno sponsor, il CSK Moscow. Poveri, mamma mia. E allora, Kimfev sarebbe molto figo. Anche perché il gioco ce lo dice, ci diceva proprio leggenda. Non costerebbe niente. E comunque il valore non è male. Consigli, ecco, costerebbe già un pochino di più. Però ce lo potremmo permettere, ovviamente. Neuer, vabbè ragazzi, ci facciamo ingolosire perché 89. Però a parte che costa un bel po', comunque per il Venezia 20 milioni, 15 milioni sono tanti, un po' too much, poi sì, un po' troppo. Non consideriamo. Art invece sarebbe fighissimo secondo me, perché tra l'altro è venuto pure al Torino, quindi sì, per lui non sarebbe neanche una cosa così assurda. E poi vabbè, le altre opzioni che abbiamo messo, Karius, Karius, che siamo più che altro tentati da questo ritorno, diciamo sotto alle luci della ribalta, insomma un portiere che è sparito dopo quella finale di Champions. Poi c'è Ochoa, però idea mia, un'altra leggenda. Ah, però poi ci dicono che comunque non è in vendita, quindi possiamo già fare una piccola scrematura. E poi c'è Ospina, che oddio è andato al Boca, oddio ce lo fanno comprare Ospina. Usciva che era andato mo al Boca, pensavo che fosse un'offerta, vabbè. Altri ragionamenti da fare sono per il mercato in uscita, in particolare, ecco, dobbiamo mettere sul mercato qualcuno. Allora, ragioniamo, Andanovic, Lezzerini in vendita, assolutamente sì, non gioca, da dobbiamo aumentare questa età generale, meglio farlo col portiere che non col, con l'attaccante con 30 di velocità. Abs Schneg a posto, Kernian Zurugani a posto, Goldaniga Ceccaroni... Insomma, non giocano mai, perché comunque non avendo coppe europee, questi tre fin quando non si fanno male. Il punto è che se si fa male qualcuno, poi non abbiamo i difensori centrali. Quindi forse potrebbe avere un difensore, però sprecato alla fine. Perché a meno che non ne prendiamo uno più forte di questi tre, e uno di questi tre va a riserva, ne prendiamo un altro a fare solo lo scarfapanchina. Sì. La Borda è felice che lo cediamo. Pure Jonsen e pure Lezzerini. La dice lunga su quanto li maltrattiamo. Esatto. Madonna mia. Tipo, finalmente siamo liberi. grazie. Cioè, ragazzi, però che dobbiamo fare? Cioè, abbiamo dei giocatori molto più forti. Benissimo. Però cacchio, la Fiorentina. Fa niente. Perché ho letto precontratto? Ah, ok, perché non siamo ancora a gennaio, giustamente. Vabbè, fammi arrivare a gennaio, allora dammi il tempo. Capodanno. A Capodanno, mandano le offerte a Capodanno. Ok. Allora, resoconto della primavera. Ferraro fa paura. Ferraro lo prendiamo. Ferraro aumentato il potenziale sotto. Perché prima era. No, sì. Ferraro prima squadra. Via. Promuovi. Vai. Conti pure. Sta aumentando. Sta aumentando e non è ancora 16 anni. E Poli. Ragazzi, Conti e Ferraro. Mamma mia. Il futuro di questa squadra. Ok, offerta per Lezzerini, offerta per Jonsen. Mo si fa mercato serio, li vendiamo entrambi. Allora, sì. Però alziamo il prezzo ovviamente, braccino corto sempre presente. Chiudiamo a 2 milioni e 600 mila euro, va bene. Per Jonsen offrono più del limite superiore. Proviamo ad arrivare a 4,5, vediamo cosa dicono. Jonsen però, cavolo, vorrei un po' di più. Cioè, scenderlo per soli 4 milioni pare veramente poco. No! Questo FIFA è scemo. Per 50.000 euro. No, ma hanno. No, ma per. Ma neanche. Cioè, veramente assurdo. Vabbè. Vabbè, arriveranno altre offerte. E sinceramente, meglio non darlo in Italia. Meglio che vada altrove. Sennò poi.
Era diventato pure a T. Wow. Oddio, vediamo quanto diventa di overall, che forse possiamo cedere a più soldi. No, resta 73, ok. Però diventa a T, quindi sarebbe un po' più aderente alla formazione. Ma ci pensiamo. Sinceramente non penso che lo terremo. Ferraro, un sogno che sia vera. Mi fai Bello, gasare, mi fai gasare. Ho fiducia in te, assolutamente. Mamma mia, Fabrizio Ferraro. La formazione è questa. Leggenda. E mi soffermo su bello. leggenda. Leggenda. 4 minuti. Pioggia. Pioggia. 6-0 per il Verona. Andiamo in campo. Inizia la partita. Leggenda. Vediamo un po' ora. Sono curiosissimo di vedere quanto perderemo, se perderemo, oppure quanto dovremo lottare per portare a casa un risultato buono. E la palla passa, Ok, capito? sì. Cioè la palla passa proprio. Magari fai vedere pure Elmas lì che aveva Sì. recuperato palla, il giocatore gli passa attraverso a prendersela. Vabbè, 1-0 Elmas. Non giudichiamo troppo No, presto. È infatti. troppo presto. Anche con altre squadre abbiamo preso subito a campione. È presto per giudicare. Bravo, il 14. Busio, dribbling e vince. Vai, Gianluca. Gianluca, vai, 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 Gianluca, vai, vai, Gianluca, 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 Elmas. Elmas, Gol! Busio! A leggenda! A leggenda! Sì! Oh, sì! Boom boom! 1-2! Busio, Elmas, Elmas, Busio! Che Andiamo a asse! pareggiarla! Capitan futuro Gianluca, 1 pari. Ci siamo! Diciamo che se metteremo leggenda, mai nella vita c'è già giocare un sacco sul contropiede poi. Perché Mamma mia. a leggenda, ragazzi, la palla ce l'hanno loro. Cioè loro dominano, loro la passano, loro non la perdono. E si sente dopo i primi 20 minuti, sì, 20 minuti la differenza, cioè hanno un controllo di palla e tengono il campo molto meglio. Però non è che è proprio impossibile, non riusciamo a fare nulla, intendiamoci. Riusciamo comunque a giocare un minimo. Beh, vabbè, le skill di Illich però magari no, eh. E sì, Ha suonate tutte! dai, Ragazzi! no. Ragazzi, è. Però cazzo. No, no! Leggenda con Illich è stato un dépliant delle skill di FIFA. Tutte le Cioè, capito? Non è che può diventare Ronaldo Nazario Prime Illich. fatte, le ha fatte tutte! E Cioè, invece capito? sì! Ha Cioè, fatto! Guarda! È l'equivalente di un dépliant dell'IKEA delle skill! mannaggia. 2-1 Kalinic, vabbè, vabbè. Mi ero casato un sacco per il pareggio con Busio. Perché mi devo smorzare l'entusiasmo subito? Kalinic, Rueg. Parata? Forse? Sì, Madonna, sì che è Sì, la parata. Andanovic. E La la batte. batterina non ce la faccio ipnotica. Toglietela. Shomu! Kerer. No, ma cosa ha preso? Il magnetico! Ha il piede magnetico! No, ragazzi, questo è contro la fisica. No, 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 è contro la fisica. Se metteva il piede al contrario ci stava, ma così c'era la palla. No, ragazzi, cioè, non ha senso, il piede magnetico. Mo' magari ripartiamo pure però fischio, va. Guarda fischio, vai fischio, bravo. Bravo, applausi. Allora, applausi a noi serenamente perché abbiamo tenuto botta a leggenda. Però si vede, ragazzi, Non si che... può competere. Cioè, L'Hellas Verona. è l'Hellas Verona, Cioè, eh. se era la Roma, eravamo già a casa da due tempi. Allora, Lezzerini venduto alla Samp, Busio. Mi aspettavo sicuramente un'offerta. Lì vedete quel verde col Club Brugge, era la, ti ricordi Sì, sicuramente la la clausola? clausola. Sì. 7-3 dal Brighton. Allora, bah, rifiuto a priori. Non lo so, allora, Busio, ragazzi, a noi piace per due motivi. Uno perché, cioè, c'ha il nome italiano ed americano, quindi è un po' È un po' figo. italo-americano. Poi, soprattutto sta dall'inizio. Cioè, lui e Aps sono i due Sì. titolari che sono dall'inizio. E quindi, sì, per ora rifiutiamo. Però vediamo un po', perché in realtà, non lo so, sta quasi diventando il più scarso 3 di 3. Cioè, quasi penso che Elmas mo sia più forte e quasi pure Cataldi. Gabriel Tra 20 Rubio in prestito allo Young anni. Boys. Benissimo. Sì, perfetto, va benissimo. Ora andiamo di offerte per i portieri di riserva, direi proprio di sì. E quindi la prima direi che andiamo a fare da Kimfev, che è il più economico. Vediamo un po'. 1 milione va bene. Buah, e lo prendiamo allora, cioè, è così Un economico. milione va bene, potrei offrire pure di meno, ragazzi. Però, cioè, 1 milione.
Cioè, 1.900.000 di cartellino. Guarda qua quante cose che ha poi. Sì, poi sicuramente un portiere anche di livello. Ok, arriva Akin Fev, quindi il primo acquisto di questo mercato invernale è Akin Fev, che comunque, ragazzi, cioè, è buono. Più 7 di overall rispetto alle Zerini. Pulito, pulito. Andiamo a giocare col Milan. Sì. Andiamo a chiudere il girone d'andata. E partita un attimino delicata, perché potremmo fare un balzo al terzo posto. E questa la dovremmo giocare a campione o a leggenda? No, campione. Campione, no, per forza. Sì, io avevo detto, se la perdiamo, no, ragazzi. No, infatti. Cioè, è indice che forse non siamo ancora pronti. No, poi magari a leggenda ne faremo altre. Se qui vinciamo 6-0, magari la prossima la leggiamo a campione. Però, per ora campione, non si discute. Questa è la formazione nostra. Questa è quella del Milan. Richarlison è forte. Ok, Tolisso pure. Tolisso ce lo ricordiamo. C'è Bakayoko che ci hanno consigliato in molti. Hanno detto sarebbe realistico da prendere per il Venezia. Beh, oddio, realistico. Però forse sì, più di altri probabilmente sì. In ogni caso, Tomori, Romagnoli, Mignano, diciamo la difesa loro è buona, eh? È buona, quindi sarà complicato. Noi andiamo con i nostri soliti a campione. Andiamo in campo. Shomu, palla per Martinez, Savrano. Savrano, tira, 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 fai gol, fai gol, fai gol. Gol! Ragazzi, gol, golasso. No, è incredibile, non riusciamo a capire che dobbiamo fare. Forse dovremmo, se no ci sta l'opzione, come ovviamente se seguite Tiz un minimo avrete visto, delle, ma anche altri youtuber, le sliders, cioè tenere magari campione, però rendere i nostri un po' più lenti. No, aumentare un po'. È intanto, brutto. No, è brutto, però è uno di quei modi, cioè quando leggenda è troppo. Potremmo inserire, se no, potremmo inserire quella modalità appunto che la forza delle squadre è proporzionale alla realtà, tipo c'è questa modalità che si imposta sì o no, se tipo a seconda della forza del giocatore rende il giocatore forte, se lo controlla la CPU, tipo se c'è Ronaldo è più forte ovviamente di un Ilic, ok? Shomu Rodov, può andare, Shomu, madre Shomu, poi la palla è per Danilo, tiro una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, perché tiri da storto però, bro? Perché è stretto. Bravo Busio. Oh, oh, questo è Gianluca. Palla per Josef, ottima. Josef di fisico. Josef la mette dentro. Ma è retropassaggio, arbitro. Vabbè. Elmas di là, praterie per Aps. Ferrovie, ferrovie. Stringe il sinistro, no. La presa. Mignan, peccato. Aia, no, 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 guys, no, guys, please. Così. No. Segnato Doan. Siamo fatti fare come i polli qua. Esultato Doan. Per l'uno pari. Eh sì, chiù. Mannaggia. Facciamo i seri, dai, facciamo i seri. Che non era scontato, come aveva detto Simone off camera. Tiro, gol. Peccato, peccato, peccato. Peccato, dai, dai. Dai, riprendiamoci ciò che è nostro. Gianluca, non mi deludere. Non ora. Non ora. Il tiro nelle stelle di Martinez. Si allora, fa vedere. Si fa vedere. Questo gol così l'ha fatto 5 volte. Sì. E pure sono schippato. Mannaggia. Trash. Busio qui rischiato. La palla è passata a pelo, ragazzi. Pelo, l'ha toccata il difensore. L'ha toccata. 2-1, ritorniamo su. Dai, dai, ragazzi. Bene così. Rebic scodella in mezzo. Bravo, bravi, ragazzi. Ennesimi, madonna. Cioè, io posso sfondare questi. Bravo, Busio. Ho visto di laps. Ho visto di laps, madonna! Shomu! Ma cosa gli è uscito? E c'è il gol dell'anno! Shomu! Martinez! Ma che ha fatto Aps? Io non ti dico cosa ho fatto con Aps, ma guardalo! Guardalo Martinez! Ale! Hola! Io ci ho provato, sinceramente, a fare una mossa Aps? Tipo il sombrero. Non ha fatto il sombrero, però è andata bene uguale. Vado bellissimo. Poi qua, ragazzi, sono devo della merda perché perché è necessario. Perché comunque voglio dire, non stiamo giocando a dilettante, quindi il gol si fa. Non è che facciamo infatti un gol di classe, c'è un gol della merda, lo facciamo. Rebic dentro! Odovic! Kwame! E c'è Ferraro! E c'è Ferraro qua! Kwame! 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 Ferraro! All'esordio! 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 Falarara! Il gol all'esordio! E vabbè, qui l'ho voluto un sacco. Con Christian Kwame che è andato dentro. Terzo gol della merda, ragazzi, scusate. Però lo volevo il gol di Ferraro all'esordio. Bellissimo, ragazzi. Il tapin 16 di sinistro. Applausi per Ferraro. È il numero 16 Ferraro.
Per ora al 16, chissà se meriterà un numero diverso, però intanto mette anche lui la firma su un punteggio comunque di 4-1 contro il Milan, quindi un punteggio sempre che ci suggerirebbe... Ha dato partita a tripletta! Adesso è capocannoniere sicuro. Madonna, che animale. Allora, Rubio in prestito, offerta per Apps, che rifiutiamo sicuro. E non stiamo seguendo i piani per l'età. Oh, allora, io Joachim Fe l'ho comprato, ok? Se non mi aggiornate l'età media, non è colpa mia, cioè, che devo fare? Vabbè, forse a fine stagione l'aggiornano direttamente. Lo so, però, cioè... Ragazzi, ultima dell'episodio e poi nel prossimo riproveremo un'altra leggenda. Penso a prescindere dal risultato che vediamo oggi. Ne proviamo un'altra, che è quella col Genoa. In base poi a quello che vedremo, decideremo cosa fare con Lazio e Inter, che sono partite più delicate. Per ora possiamo fare questo, perché o proviamo a giocare a Legend of Camera, così, però ci sembra un po' brutto. Quindi, quando sono partite un po' più equilibrate, proviamo leggenda e vediamo un po' cosa accade. Nel frattempo, ragazzi, un attimino, ottavi di Coppa Italia, l'anno scorso buttati fuori dalla Roma in un modo brutto, e oggi vogliamo sicuramente avanzare ai quarti. Il 9 l'appoggia. Io voglio gnò. Non ho capito, scusa. Com'è? Leggi il nome. Bello, Elmas. Prossima volta che dici che Elmas non ti piace, penso che, non lo so, cambio compagno di carriera, Shomu. Scusa. Meglio sopra. La volevo per Lo so, ho capito, era buona idea. Io la volevo. Occhio qui, però. Correa, Ruga. Mamma mia, questo rosso. È rosso, rosso, giallo, rosso, magari arancio. Ti prego, non il rosso, dai. Arbitro, pensaci. Si mette male. Come disse il Barcellona dopo aver venduto Messi? Siamo messi male. Si vede che c'è un attaccante alto, si chiama Josef Martinez, e se la mette di testa è il Pratera Mercataldi. Cataldi, Danilo, mamma mia, come l'avevo visto che c'era Martinez solo. Cataldi. Devi tirare. Danilo! Gol sbagliato. Gol subito. In 10 Danilo Cataldi. Giù la banderina, che mamma fa la mossa ipnotica. Noi comunque lo ricompriamo, cioè pure se qualsiasi cosa lo ricompreremo. Dici sì, mi sa proprio di sì. Perché è proprio lento certe volte, però comunque, ragazzi, il suo lo fa. Sì, lo fa. E meriterebbe una riconferma, così come l'ha avuta il Bava, almeno, perché lui non dovrebbe. Zapata, Correa, Pessina! No! Qui si complica. Dobbiamo fare qualche cambio, ne approfitterei. Può andare Josef. Si è inserito Elmas. No, volevo fare il gol! Martinez! No! Che saranno supplementari? Penso proprio di sì, se non prendiamo con l'ora. Fischia, arbitro. Supplementari. No. Aia. No! No! Ok, metti Baba. Metti Baba. Sì, Baba. Allora, Baba no, perché qua ci serve la rapidità. Hai ragione. Ci mettiamo 3 ore. Ferraro pure è rapido, però tu dici no, vabbè. Dai, qua a me per riacciuffarlo. Mi sa che usciamo. Via sta cazzo di palla. No. Vabbè, no, dai, ciao. Vabbè. Incredibile, eh? Incredibile. Veramente assurdo. 9 impronunciabile, avanza. Tiro, gol. 4-1. Pure Correa a tempo scaduto. Va accettata. Allora, l'unica colpa forse, primo tempo abbiamo un po' cazzeggiato, ma poi il rosso ci ha penalizzati nei supplementari, diciamo, perché loro avevano giocatori che correvano, e avere un difensore mancante, comunque, poi un centrocampista mancante, ci ha penalizzato. Prossimo episodio, partite, ma soprattutto calcio mercato, quindi non mancate. Mettete un mi piace qui sotto se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi se ancora l'avete fatto. Ci becchiamo alla prossima. Bella.